E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringe Luca Tech. Ragazzi, questa è una giornata memorabile per due fantastici motivi. Il primo è che questo video è il primo di una lunga serie di collaborazioni con Francesco Arcello, che se non lo conoscete vi lascio il link qui sotto in descrizione del suo canale YouTube. Anche lui tratta di tecnologia e ragazzi offre dei contenuti e dei prodotti davvero fantastici. Quindi non perdeteveli e vi lascio il link qui sotto in descrizione. Inoltre, ragazzi, oggi andremo a parlare del mitico Black Friday che ci offre Amazon. Vabbè, lasciando perdere tutti gli altri siti, ci concentreremo solo su Amazon e su un sistema che andremo a vedere il vero sconto di tutti i prodotti che usciranno il 24, cioè oggi. Ragazzi, quindi non perdiamo tempo, passiamo subito ai prodotti e che dirvi? Buono shopping! Ok ragazzi, direi di partire con il primo prodotto che ho scelto per questa classifica di prodotti scontati del Black Friday. Ho scelto come primo prodotto un concentrato di tecnologia che, ragazzi, il design è solo la ciliegina sulla torta, perché parliamo di un brand davvero fantastico. Si chiama B&O, abbreviato, ovvero Bang & Olufsen, che ragazzi sono sempre stato innamorato grazie al loro design, sempre pulito, dettagliato e con una qualità che vi lascio immaginare. Ragazzi, l'ho portato, l'ho comprato, quindi lo vedrete molto spesso sul mio canale. E ragazzi, che dirvi? C'era un'offerta davvero vantaggiosa, vi lascio il link qui sotto in descrizione e adesso passo la palla a Francesco. Salve ragazzi, sono Francesco Arcello del canale omonimo e in questa mia parte di video vi parlerò della Sony Alpha 68K. Cos'è questa? È una mirrorless di casa Sony che vi permette di registrare video fino al Full HD a 30 frame al secondo e anche di scattare fotografie ad altissima qualità. Scende da addirittura 750 euro a 429 euro tondi, il che è un prezzo davvero assurdo per una reflex che per chi ama fare fotografie è quasi il top a 430 euro. Grazie Francesco, direi di passare adesso al terzo prodotto. Ragazzi, ho scelto una scheda madre, una MSI Z270, una cosa del genere. Ragazzi, io, come ben sapete, non sono mai stato un esperto di computer, schede video, schede madri, non ne capisco un cavolo. Proprio per questo mi sto facendo aiutare tantissimo, ovvero mi sta aiutando tantissimo Francesco, che ragazzi, vi raccomando, se avete bisogno di un aiuto per quanto riguarda i computer, andate a commentare sotto i suoi video che vi aiuterà sicuramente. Io ho bisogno di un nuovo computer, quindi mi sto creando un Hackintosh, soprattutto grazie appunto all'aiuto di Francesco, e ragazzi, pian piano porterò una nuova serie sul canale proprio di questo mio nuovo computer che ragazzi non dovete assolutamente perdervi. Quindi iscrivetevi al mio canale. Direi adesso di passare al quarto prodotto di cui vi parlerà Francesco. Il secondo prodotto del quale vi parlo è il Huawei MateBook D. Questo notebook di Huawei presenta un i5-7200U, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB e anche una HD Graphics 620 che è la scheda video integrata. Presenta Windows 10 in versione home e il layout della tastiera è italiano. Lo vedo quasi perfetto per chi si muove in mobilità e vuole un computer che costi poco ma che sia molto potente. Infatti il prezzo scende da 799 euro a 599, quindi addirittura 200 euro di sconto per questo ottimo portatile Huawei. Ultimo prodotto del quale vi parlo in questo video, vi aspetto comunque sul mio canale per la seconda parte di questa rubrica, di questa prima puntata, di questa rubrica che uscirà settimanalmente in entrambi i canali. Vi parlo del Garmin Forerunner 235. Più nello specifico vi parlo della versione GPS, quindi che presenta appunto questa funzionalità. È più che altro, invece di uno smartwatch, è uno sportwatch, ha il sensore cardio al polso e ha diverse funzioni smart, tra le quali l'avere le notifiche al polso ma non purtroppo risponderle. Questo qui però a 189 euro invece di 350 di listino è quasi lo sportwatch perfetto per chi cerca appunto solamente uno sportwatch e non uno smartwatch per appunto fare attività fisica monitorando tutte le proprie caratteristiche cardiache e non. Poi ovviamente ragazzi sappiamo che Garmin è quasi una sicurezza per quanto riguarda l'ambiente sportwatch. Ragazzi, quindi questo qui era il mio ultimo prodotto, lascio la parola a Gianluca e quindi vi aspetto, vi ripeto, sul mio canale. Ciao! Sei un grande Francesco, è stato un piacere ospitarti qui sul mio canale YouTube, ma voi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, appena finisce questo video, andate qui sotto in descrizione, iscrivetevi al canale di Francesco e soprattutto andate a guardare l'altra parte di questo video. Ragazzi, siamo quasi arrivati al termine e devo parlarvi dell'ultimo prodotto.
ultimo prodotto che, ragazzi, come ben sapete, io sono amante del desk setup e non potevo farmi mancare un oggetto per il mio desk setup. Quindi parliamo di La Metric, che, ragazzi, è una sveglia, un contaore, un conta iscritti, un conta visual, non so, fa di tutto, ragazzi, pixelata, che è qualcosa di fantastico, super vintage, davvero perfetto. Ragazzi, lo sconto è davvero vantaggioso, parte da una cifra di oltre 200 euro, scontato a circa 149 euro, quindi vi lascio immaginare, ma in ogni caso vi lascio i link di tutti questi acquisti qui sotto in descrizione, quindi assolutamente non ve li dovete perdere. Ragazzi, che dirvi, il video finisce qui, spero che questo vi sia piaciuto e vi raccomando, non perdetevi gli altri video in collaborazione con Francesco Arcello, che è davvero un grande. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.